Siamo tornati in studio, abbiamo visto le quattro reti del Rivoli di Lavagna. Mister, un commento sia sull'Arenelle che sulla Riese? Ma premesso che sono due squadre che, ironia della sorte, ci giochiamo le prossime due partite, quindi sabato incontriamo prima la Riese e il turno seguente abbiamo l'Arenelle. Ritengo che siano due ottime formazioni, nel senso che la Riese, magari essendo una nuova società, forse con l'entusiasmo della neofita, stia sopperendo a qualche possibile lacuna, facendo comunque un ottimo campionato. I risultati lo testimoniano, al di là purtroppo della sconfitta di domenica mattina. L'Arenelle invece, so che è una, so appunto per voci, che è una società che aveva delle idee molto chiare, aveva un progetto anche a suo modo abbastanza ambizioso, e indubbiamente è una squadra che i risultati penso che sia lecito attendersi che li possa fare. Stupisce che magari abbia perso qualche punto di troppo per strada rispetto magari ad altre squadre partite come lei con ambizioni in campionato. Proseguiamo con i servizi, perché sabato pomeriggio Giovanni Tassara era al Macera di Rapallo per il big match fra la Roentes e l'Atletico Casarza. Ha vinto 2-1 la formazione di casa. Anche in questo caso andiamo a vedere le immagini. Thank you.
Ecco, allora un commento sulla partita di oggi. Ma penso è stata una partita bellissima fra due squadre che giocano a calcio. Non mi preoccupa il risultato 2-0 che è venuto un po' così, sono contento del gioco della mia squadra e faccio i complimenti al mister dell'altra squadra perché ha messo in campo veramente una bella formazione. E poi oggi è da apprezzare anche il vostro spirito di reazione visto che avete recuperato quasi il risultato. Sì, questo penso che è il primo anno che ci succede, nel senso che riusciamo a reagire senza perdere la testa, concentrati fino alla fine, questa è proprio la cosa che mi piace da mezzo. Quindi fino adesso il campionato si può dire positivo? Sì, fino adesso il campionato è positivo, poi è ancora lungo come campionato, vedremo alla fine. Ecco, allora un commento sulla partita di oggi. È stata una bella partita, giocata a calcio. Voglio fare i complimenti all'Atletico Casarsa, che è proprio una bella squadra. Hanno giocato bene, hanno giocato a calcio, si sono impegnati fino alla fine, ci hanno provato. Non è una cosa che sapevamo. Ci è andata bene che siamo riusciti a sfruttare il primo tempo, che era quello che volevamo fare, sfruttare la grande il primo tempo e cercare di contenerli nel secondo. Siete arrivati a 7 vittorie di fila, un ruolino che comincia a essere molto considerevole. Sì, diciamo che per ora, per quello che mi riguarda e anche per gli allenamenti che facciamo, direi che i ragazzi se lo meritano. Ovvio che se le partite sono pochissime, è vero, il campionato è molto lungo, ma non è da tutti vincere 7 partite consecutive, quello è vero. E adesso il derby di sabato prossimo? Sabato prossimo abbiamo il derby, è un'altra partita che ci giocheremo fino alla fine e speriamo che il pubblico si dirappalo, si diverte, sicuramente alla fine ci sarà focaccia per tutti e mangiare per tutti. Comunque oggi è stata una bella partita anche da un punto di vista tecnico, visto che le occasioni non sono mancate da entrambe le parti. Sì, le occasioni sono mancate, ci abbiamo provato delle cose, delle volte siamo riusciti a farlo, delle volte no, e va bene così, sono contento così, ci mancherebbe.